Hallelujah. I'm Bishop Stein. Sono il Vescovo Stein, vi parlo a nome della Chiesa Luterana della Norvegia. Sono onorato di parlare all'Alleluia International Web Meeting. Cari fratelli in Cristo di tutta Europa, siamo a conoscenza del fatto che in questo tempo difficile, con il Covid-19, ha colpito molte vite in molti paesi e allo stesso tempo ci ha mostrato come noi ci apparteniamo l'un l'altro. Facciamo parte di un'unica grande famiglia umana e siamo in relazione l'uno con l'altro. Abbiamo sperimentato nel nostro paese di come la gente abbia mostrato solidarietà verso molti gruppi e persone vulnerabili. Molte persone hanno mostrato un nuovo o forse vecchio modo di pensare nei confronti di chi sta loro vicino. Ad un tratto abbiamo chiamato quell'anziana signora che abita a fianco a noi e le abbiamo chiesto se aveva bisogno che le facessimo la spesa. Il nostro governo in Norvegia ha investito milioni di dollari per proteggere i gruppi più vulnerabili della nostra società colpiti dal coronavirus. La nostra congregazione ha mostrato la sua solidarietà attraverso campagne di raccolta fondi per le chiese sorelle sparse nel mondo. E sono fiero di come hanno mostrato questa solidarietà. Vi saluto con le parole che nella nostra chiesa vengono lette durante i battesimi e i funerali, presi dalla prima lettera di Pietro. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Preghiamo ora. Signore, Padre, preghiamo per l'Europa in questi tempi difficili in cui dobbiamo stare insieme alle persone delle diverse chiese e nazioni. Aiutaci ad essere umili e ad amare il nostro prossimo come Tu hai amato noi. Preghiamo per tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid-19 e per le loro famiglie. Gesù Cristo, Tu che sei la nostra vivente speranza, aiutaci a portare la speranza in tutta l'Europa, perché Tu sei vivo e sei in mezzo a noi. Preghiamo per tutti coloro che stanno lavorando per trovare il vaccino contro il Covid-19. Possa il loro lavoro avere successo e possa il vaccino essere a disposizione di tutte le persone del mondo. O Padre, aiutaci. Fa che possiamo mantenere l'unità dello Spirito attraverso il vincolo della pace. C'è un solo corpo e un solo Spirito. Proprio come noi siamo stati chiamati ad una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce attraverso di tutti ed è presente in tutti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.